padre Alessandro Cristofaro, al secolo Raffaele, nasce a Ripabottoni in provincia di Campobasso il 5 gennaio 1920 da Domenico e Giovanna Cristofaro. Cresce in un contesto socioculturale e familiare radicato nei valori della terra e di un'autentica religiosità. Raffaele è adolescente quando decide di entrare in convento tra i frati minori cappuccini. Il 21 novembre 1937 veste l'abito cappuccino, cambia nome in Fra Alessandro e inizia l'anno di noviziato. Il 22 novembre 1938 emette la professione temporanea e il 30 novembre 1941 la professione perpetua. Ordinato sacerdote il 17 febbraio 1946, trascorre 3 anni a Sant'Elia Pianisi come vice direttore e insegnante e nel 1950 viene inviato dai superiori a Roma nel Collegio Internazionale per specializzarsi in diritto canonico all'Università Gregoriana. Tornato in provincia, continua a Campobasso nel campo della formazione ad offrire le sue qualità morali, intellettuali, spirituali, fraterne e pastorali. Prefetto degli studi, vice direttore per diversi trienni, insegnante di diritto, morale, francescanesimo, metodologia scientifica e responsabile della biblioteca. Fra Alessandro in questo convento vi resta fino al 2002, salvo una pausa di circa 7 anni, dal 1958 al 1965. Trascorre 5 anni nel convento di Foggia, Immacolata, dove è impegnato nel servizio alla provincia religiosa. Eletto definitore nel 1959 a 43 anni, è nominato segretario provinciale, archivista e cronista in un periodo sofferto e oscuro per la storia della provincia religiosa che viene investita da onde burrascose dopo la visita a Maccari. Nel giugno del 1963 è in esilio, in Piemonte, ad Alessandria, per 1 anno e mezzo circa. Per tutti i frati componenti del definitorio, tra cui padre Alessandro, il Sant'Uffizio impone l'esilio tra le province cappuccine italiane. Situazione che gli procura non pochi dispiaceri ed una intensa sofferenza interiore. Non può avere contatti con l'esterno, non è libero di muoversi ed agire, deve essere sotto oculata osservazione ed anche la posta, in partenza e in arrivo, deve essere letta e controllata. Padre Pio ne soffre molto. Fino alle lacrime. Una sera scoppia a piangere e dice ad un confratello: «Poveri figli miei, quanto dovete soffrire per me!» Poi, rivolto al frate assistente, aggiunge: ti prego, chiedi perdono alla provincia da parte mia, se per me i miei confratelli devono soffrire tanto». Nel 1964 arriva la quiete dopo la tempesta e Fra Alessandro trascorre 1 anno a San Giovanni Rotondo. Finalmente può riabbracciare Padre Pio, si intrattiene con lui, con i confratelli che conoscono Padre Pio da molto tempo, con i figli e le figlie spirituali. Raccoglie, custodisce, riordina carte, appunti, documenti. Dal suo cuore, innamorato di Padre Pio, dalla sua penna, o meglio, dalla sua sempreverde macchina da scrivere, utilizzata senza sosta e oggi custodita nella stanza Padre Alessandro da Ripabottoni, della sala di lettura di San Giovanni Rotondo, scaturiscono molte pubblicazioni, libri, documenti, testimonianze finalizzati alla conoscenza, all'approfondimento e alla divulgazione della storia del venerato confratello. Un'enorme produzione letteraria che non si allontana mai dalla ricerca sulla vita e le virtù del cappuccino di Pietrelcina, con cui Fra Alessandro ha sofferto, ha lottato e ne ha visto la glorificazione, prima beato e poi santo. Porta a compimento nel 1974 la prima biografia critica del Santo Cappuccino, fiore all'occhiello all'interno delle sue molteplici pubblicazioni, punto di riferimento obbligato per chi vuole conoscere e scrivere sul santo stigmatizzato. Padre Pio da Pietrelcina, il Cireneo per tutti. Un sottotitolo che si è imposto negli anni ed è diventato l'appellativo classico ed universale di Padre Pio. Padre Alessandro diventa per la storia non solo la memoria storica della provincia religiosa di Sant'Angelo Foggia, ma si aggiudica l'appellativo di biografo di Padre Pio. Collabora con Padre Melchiorre da Pobladura per la pubblicazione dell'epistolario di Padre Pio da Pietrelcina e durante il processo di beatificazione e canonizzazione lavora in modo instancabile con una dedizione, passione e determinazione a dir poco straordinarie, senza risparmio di energie e di tempo, divenendo il primo e più diretto collaboratore della vicepostulazione nella raccolta della documentazione necessaria al processo.
padre Alessandro da Ripa, come veniva scherzosamente chiamato dai confratelli, preparato culturalmente, innamorato dello studio, riesce a trasmettere con passione e generosità il suo bagaglio culturale, caratterizzato da un modo proprio di comunicare e di esprimersi, coniugando bene la scienza con una forte esperienza di Dio e di vita fraterna. Gli impegni nella formazione non lo distolgono affatto dal servizio sacerdotale, in particolare dal Ministero della Riconciliazione. A Campobasso è molto stimato ed è ricercato per la sua costanza e presenza nel confessionale e per la sua riconosciuta competenza su temi e problemi morali. Persona sensibile e serena, ricco di umanità, aperto alla vita, alle relazioni sociali e fraterne, nel segno di un'autentica sincerità, genuinità e semplicità. Fra Alessandro da Ripa Bottoni, venerdì 15 novembre 2002, all'età di 82 anni, può finalmente raggiungere in cielo il suo illustre confratello e guadagnarsi il meritato paradiso.